casa Romita, in mezzo alla natia campagna, aerea qui, sull'altopiano d'azzurre argille, al cui sommesso in via, fervor di sfuma il mare, aspro africano, ti vedo sempre, sempre da lontano, se penso al punto in cui la vita mia si aprì, piccola al mondo, immenso e vano, da qui, dico da qui, presi la via. Direttore, le persone sono già in sala. Bene, il professore Scapis e la moglie sono già arrivati? Non li ho visti. E tu li hai chiamato? Veramente no. Mi domando cosa ti tengo a fare qui. È mai possibile che devo sempre ripeterti le cose? Ma vai! Direttore, 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 direttore! Cosa è successo? È maestro, mi sento male. Vengo. Andiamo! Maestro, cosa è successo? Come sta? Dimmi, cos'è successo? È caduto terra, l'ho messo in sedia, ho chiamato lei. Speriamo che si riprenda, sono rovinato questa sera se questo non si... Direttore, chiamo un'ambulanza! Ma quale ambulanza? Vai, vai! Piuttosto, che aiutatemi a sollevarlo. Maestro, si riprenda, su, su, provi, provi, provi. Ancora uno? Ok. Apri lo sportello. Adesso torno in teatro. Sì, direttore. Vedrà che non è nulla di grave, tranquillo. Sciarifa. Sì, direttore. Adesso tu vai in teatro e annunci al pubblico che lo spettacolo comincerà con 10 minuti di ritardo per motivi tecnici. Direttore, ma io... Ascoltami! Se quando ritorniamo la gente sarà andata via, tu sarai licenziato. Elena, ma non doveva esserci lo spettacolo di Pirandello stasera? Ma il direttore dov'è? Stai calmo. Senti, altri 5 minuti e andiamo via. Vogliamo il direttore, ci hanno fregato i soldi! Buonasera, gentili ospiti, benvenuti. A causa di un contrattempo, lo spettacolo Soperandello inizierà con qualche minuto di ritardo. Grazie per la pazienza. Ma chi è questa che parla? Non lo so. Signore. 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 Chi è? Perché piangere? Non hai sentito tutto ciò che mi ha detto. Se le persone se ne vanno, è una beneficenza. No, non è piangere così. E basta. Grazie. Cosa c'è? Perché piangi? Cos'è successo? Vieni, calmati. Vieni con me, fidati. Sì. Vieni. Non preoccuparti.
Ho bisogno d'acqua. Ti senti male? Sì, grazie. Povera donna. Tranquilla. No, rimani qua. Non aver paura. Scusate. Non aver paura, bevi. Ma chi è quella donna? Ma tu, da dove vieni? Io sono nata in Marocco. È un villaggio poverissimo, vicino al deserto, dove non c'è neanche l'acqua. Mia madre è morta quando ho partorito il mio quarto fratello. Ero la più grande. E a quel tempo avevo solo 11 anni. Ho dovuto fare la mamma per i miei fratelli. E la mia vita è stata molto dura. Era una grande fatica poter bere e mangiare qualcosa. L'unico piccolo divertimento era una bambola fatta con vecchi strasci da mia nonna. E le aveva fatte gli occhi azzurri. E a me pareva la cosa più bella e preziosa al mondo. Non dormivo la notte per paura, soprattutto quando mio padre è morto, ucciso da uomini che sono venuti di notte a rubarci nella casa. È rimasta solo mia nonna con noi. Mi piaceva studiare, una vera scuola, e conoscere tanti altri bambini. Avevo sentito parlare di città bellissime, lontane da me. Un giorno mi è successa una cosa bella. E con quel libro ho cominciato a sognare. Mia nonna col tempo ha capito che io volevo andare via da lì. E mi ha detto: vedi che ci vogliono tanti soldi. E per una ragazzina come te è molto, molto pericoloso. Eppure, quell'abbraccio con lei non l'ho mai dimenticato. Passarono tanti, tanti anni. Ero ormai una donna. Quel giorno del 3 aprile del 1998 ci caricarono come bestie su un vecchio camion e dopo un lungo viaggio di sofferenze, oh, finalmente ho visto il mare, una distesa immensa e azzurra che avevo visto solo negli occhi della mia bambola che ho portato con me. Non avevo più lacrime per piangere. Non sapevamo dove eravamo. Dopo che ci hanno buttato al mare, nella notte le onde ci avevano trascinato sulla spiaggia. Dopo che loro ci hanno buttato dalla barca. Forse due angeli ci hanno salvata. E dopo
ho trovato un lavoro in una cooperativa di pulizie. Pensavo che la mia vita finalmente sarebbe cambiata. Dopo un po' ho conosciuto un uomo. Prima molto gentile, ma dopo mi ha chiuso a casa, mi ha tolto il lavoro, mi voleva fare lavorare nella strada. Sono riuscita a fuggire, ma intanto ero accorta di aspettare due bambini. Sono gemelli, studiano, parlano benissimo l'italiano. Voglio che i miei bambini conoscano bene l'Italia, con tutti i suoi bellezzi, Michelangelo, Raffaello, Leonardo, la Cappella Sistina, che io ho visto solo in quel libro che mi ha regalato il missionario. E ora, se andate via tutti, io sarò licenziata. I miei figli come faranno? Meritano di avere una buona vita anche loro. Calmati, calmati, nessuno andrà via. Ascolta, come ti chiami? Mi chiamo Sharifa. Ti garantisco che i tuoi figli potranno continuare a studiare serenamente. Tu sei una donna forte. Se vuoi, potrai venire a lavorare da me. Grazie, signora. Vieni, andiamo via.